lasciatevi sedurre dalle imitazioni. Solo Chiquita ha il bollino blu. Chiquita, 10 all'ora. Oggi la qualità del bollino blu anche nei succhi di frutta 100% Chiquita. Star con te. Quando i sughi sono star, c'è un gusto inconfondibile che ogni giorno fa dei tuoi piatti un gran successo. Sugo leggero, ragù e sugo classico. Il bello è che sono tanti, il buono è che sono star. Star è sempre con me. Star Lauro, magie delle crociere. Vuoi sapere se ti ama? E se ama solo te? Chiamaci. Oltre a conoscere la verità, avrai a tua disposizione 24 ore al giorno delle amiche cartomanti in grado di farti raggiungere la felicità e il successo in splendida forma. 144 144 155. Talenti. Sei una ballerina, un animatore, un pianista, sei un talento? Faglielo sapere! Telefona subito allo 06-323-0980. Iscriviti alla banca dati dello spettacolo. Telefona subito allo 06-323-0980. Il primo video archivio a disposizione di tutti gli operatori dello spettacolo. Talenti! Telefona subito allo 06-323-0980. Ah ah, non lasciatevi sedurre dalle imitazioni. Solo Chiquita ha il bollino blu. Chiquita, 10 all'ora. Oggi la qualità del bollino blu anche nei succhi di frutta 100% Chiquita. Signor Peppe, è vero che da quando c'è Odeon TV si vende più carne? Certamente, se ne vende molta di più, amico. È una TV giovane. Odeon, lasciatevi stupire. Guardiamo l'olio? Sì. Guardiamo l'olio? Guarda l'olio! Oh, mamma! Guardate l'olio, Come si guarda l'olio qui? Bene. All'Agip c'è energia. Come ho fatto a dimagrire? Ho preso Dietolain per 3 mesi 2 volte al giorno, come coadiuvante nella mia dieta dimagrante. Così posso mangiare un po' di tutto. Beh, certo, senza abbuffarmi. Le capsule sono comodissime, da prendere in ogni posto, anche in ufficio. E poi ci sono le bustine per fare un drink dal buon sapore alla pesca. E dove lo compri? Lo trovi in farmacia. Dietolain, chiedilo al tuo farmacista. A voi tutti un cordiale saluto, ecco i principali titoli di questa edizione del TVA Giornale. 3 arresti per stupro e sequestri durante il weekend. 2 arresti e 4 denunce per spaccio di ecstasy. Un toro fugge e finisce nel tronto, viene recuperato dai vigili del fuoco. Tangenti rinviati a giudizio. L'ex presidente della regione Massi e Strali
Festa per la scuola materna a Grottazzolina. Circa 300 bambini della scuola materna hanno celebrato con allegria. A Treia si disputerà un torneo di polo che andrà in beneficenza. Ed infine la Camera di Commercio di Ascoli Piceno ha presentato il mese della buona tavola picena. Questo avverrà questo mese a cavallo tra agosto e settembre. Caffè Saccaria, buono per tradizione. Italia 1962. E questo è un mio piccolo ricordate quei bravi negozianti che premiavano i loro clienti? Anche oggi Conad ti premia. E ti premia dal 5 al 24 giugno con il 30, 40 e 50% di sconto nei reparti profumeria Beauty Shop Conad. Tuffati nell'estate Conad e avrai in regalo l'esclusivo materassino abbronzante. Supermercati Conad, più belli e più in forma, spendendo meno. Conad, nella sua storia, la vera differenza. Ed eccoci dunque alle notizie dei servizi di questa edizione del TVA Giornale. Come avete sentito dai titoli, molta cronaca. Iniziamo da Fermo, dove sono stati arrestati tre giovani che durante vari weekend sequestravano e stupravano delle prostitute. Ecco il servizio. Era diventato quasi un passatempo per il fine settimana, un'alternativa alla discoteca per quattro giovani pugliesi residenti nel Fermano, quello di sequestrare di tanto in tanto una prostituta originaria dell'est europeo, rapinarla, picchiarla e sottoporla a stupro di gruppo in un casolare isolato di campagna. Grazie alle indagini della Compagnia dei Carabinieri di Macerata e del Commissariato di Polizia di Fermo, coordinate dal capo della Procura fermana Piero Baschieri, tre di loro sono stati arrestati e un quarto è stato denunciato a piede libero. Gli arrestati sono Franco Paolo Lombardi, 27 anni, e Pietro De Felice, 22 anni, abitanti a Montegranaro in provincia di Ascoli Piceno, e Amedeo Montegano, 22 anni, residente a Montecosaro in provincia di Macerata. Denunciato invece Luigi Lombardi, 31 anni, anch'egli di Montegranaro, fratello di Franco Paolo. Tutti sono operai, celibi e incensurati. Nati a San Severo, in provincia di Foggia, ma immigrati nelle Marche con i genitori, sono accusati di sequestro di persona, rapina, lesioni, violenza carnale, relativamente ad una quindicina di episodi, tutti con le stesse caratteristiche per i quali hanno già ampiamente confessato. Le vittime erano prostitute albanesi, ceche e slovacche, prelevate dai giovani che si fingevano clienti a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Ascoli, o Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Le donne non presentavano mai denuncia, essendo in genere clandestine. Gli investigatori, fra i quali anche i carabinieri di Civitanova Marche e di Fermo, sono risaliti al gruppo di presunti stupratori che avrebbe agito con particolare crudeltà anche grazie ad una serie di intercettazioni disposte nell'ambito delle indagini per l'omicidio di una giovane prostituta albanese, Albana Strasimiri, rimasto questo omicidio ancora senza colpevoli. Anche lei era entrata clandestinamente in Italia e lavorava nella zona calzaturiera a cavallo fra le province di Macerata ed Ascoli Piceno, dove il fenomeno della prostituzione femminile e maschile ha assunto da tempo dimensioni allarmanti. Proseguiamo con la cronaca. La facilità con cui alcuni giovani di Senigallia, Corinaldo, San Lorenzo in Campo ed altri paesi vicini riuscivano ad entrare in possesso di pasticche di ecstasy ha messo in moto una complessa indagine della sezione investigativa del commissariato di Senigallia e della sezione narcotici della squadra mobile di Pesaro. Finora sono state arrestate due persone e per altre quattro, tra cui un minorenne, è scattata una denuncia a piede libero. Un centinaio di pasticche di ecstasy sono state recuperate. Presunto terminale dello spaccio di droga, venduta nei fini settimana a ragazzi che frequentavano le discoteche, sarebbe un ex paracadutista di San Lorenzo in Campo, Enrico Franceschetti, di 21 anni, nella cui abitazione gli agenti hanno ritrovato 70 pasticche dello stupefacente. Seguendo gli spostamenti di Franceschetti, arrestato nelle campagne di Montecucco, gli investigatori sono giunti ad individuare un secondo giovane, Claudio Paese, di 31 anni, residente a Secchiani di Cagli, ex sergente maggiore, affittuario di una casa a Frontone, dove sembra svolgesse attività di spaccio. Qui gli agenti lo hanno arrestato, sequestrando anche 30 pasticche di ecstasy. Sorpresi
dai carabinieri al tavolo di un bar della rotonda di San Benedetto del Tronto sono finiti in manette perché avevano nascosto sotto un posacenere 8 dosi di eroina. Si tratta di Valerio Straccia, 27 anni del posto, e Claudia Rampanti, di 25 anni, residente a Ripatranzone. Un giovane toro di circa 15 mesi di età e del peso di 4 quintali e mezzo ha tenuto in scacco i proprietari e i vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto per oltre 6 ore, dopo essere fuggito dalla stalla di un'azienda agricola lungo la strada Bonifica, al confine con l'Abruzzo. L'animale, inseguito dapprima dai contadini, è riuscito ad arrivare al fiume Tronto, è entrato in acqua ed è giunto fin quasi alla foce, dove però è rimasto bloccato perché non riusciva a risalire gli argini. A quel punto sono intervenuti i vigili del fuoco, che su una barca hanno raggiunto il toro e con una corda legata intorno alle corna lo hanno riportato a riva. Qui era stato ripreso naturalmente in consegna dai dipendenti dell'azienda agricola. Chiudiamo questa pagina di cronaca con un servizio da Ascoli Piceno. Attenzione, giovani, ai motorini. Si avvicina la bella stagione, cresce l'uso di motorini, motociclette varie, vespe, e dunque cresce anche la vigilanza da parte della Polizia Municipale in tutte le Marche, ma in particolare oggi ci occupiamo di quella di Ascoli Piceno. Comandante Piccioni, avete organizzato questo posto di blocco, tra virgolette, qui in Piazza Arringo, un'azione preventiva. Un'azione preventiva innanzitutto, visto che era da un po' di tempo che avevamo in animo di farla. Purtroppo la bella stagione è arrivata a sprazzi e all'improvviso, per cui ci siamo trovati un po' con una situazione abbastanza compromessa. Abbiamo deciso di attuare questo sistema. È un sistema di progressivi posti di controllo, non posti di blocco come impropriamente, magari perché non è al dentro della materia, ha detto lei. Posti di controllo che ci consentono di controllare innanzitutto la circolazione dei ciclomotori di per sé stessa, per cui non in relazione soltanto al sequestro eventuale del ciclomotore oppure alla redazione di verbali, ma soltanto un posto di controllo innanzitutto per vedere com'è la situazione. Dopodiché si possono eventualmente creare delle situazioni come quella di oggi. Come vede, ecco, registriamo alle spalle del nostro cameraman, possiamo vederlo, un discreto sequestro di motorini. Perché si arriva al sequestro del motorino? Qual è la causa e qual è poi la conseguenza? Dunque, ecco, a valle di questi controlli noi possiamo arrivare appunto al fermo amministrativo del ciclomotore. Il fermo amministrativo avviene, innanzitutto dura 30 giorni e poi avviene essenzialmente per due motivi: per la circolazione in due appunto sul ciclomotore, che come lei sa è vietata dalla legge, e la circolazione senza casco per i minorenni. Per cui ci sono queste due tipologie di infrazione. Per la circolazione in due, oltretutto, oltre al fermo amministrativo c'è anche la redazione di un verbale di 54.000 lire. Dunque, l'invito che rivolgiamo un po' a tutti i ragazzi, proprio non solo alla luce delle multe che si possono prendere, ma anche per un fatto esclusivamente e puramente di sicurezza, è quello di seguire il codice stradale e di applicarlo alla lettera. Ripetiamo, per sicurezza e non per punizione. Passiamo ad altro. Sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di concussione per aver preso contributi dal costruttore Edoardo Longarini l'ex presidente della giunta regionale Mediomassi, socialista, e l'ex assessore all'urbanistica del comune di Ancona, a suo tempo anche segretario del PSI, Sergio Strali. I due esponenti socialisti furono chiamati in causa da Longarini nel 1993, all'epoca della collaborazione di quest'ultimo con il magistrato che lo ha rinviato a giudizio, Vincenzo Luzi. L'imprenditore dichiarò in quell'occasione di aver versato tangenti a vari politici a livello locale e nazionale. Nel caso di Massi, Longarini affermò di avergli corrisposto somme di denaro su sua richiesta. Ricordo, è scritto nei verbali dell'interrogatorio, che Massi mi chiese un contributo personale per una campagna elettorale. Non ricordo in che anno, gli corrisposi io personalmente 20 o 30 milioni. L'ex presidente della giunta ha negato sempre ogni addebito. Strali